Meta Service Security. Carni Affini, la qualità sotto casa, con 7 punti vendita. Dimora Romita Ricevimenti, gusto e relax. Al primo piano ristorante, chef sommelier professionista Nicola Russo. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. www.bonfittogioielli.it. Affidati a Due Sport, in via Cariglia, ex via Bari, chilometro 1. Due Sport, due volte il meglio. Smook è tutto un altro mondo. Smook, il nuovo modo di fumare. Ne hanno scritte tante di canzoni, e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafo, 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 assieme a tutte quanta la cantà. Zafo, 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 o campo che se no che fine fa. E foce cia cia cia, e noi la mamriaca, un coro riempie il cielo, tutto quanto ma canta. Zafo, 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 assieme tutto quanto ma canta. Zafo, 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 o campa che se no che fine fa. Zafo, 21 e 12 minuti in diretta dallo studio 1 di Teledauna, parte la puntata numero 34 di Zafo, per commentare insieme, supportati naturalmente dalle immagini, la bella prestazione del Foggia in casa contro la Regina, una partita forse non bella dal punto di vista tecnico-tattico, ma sicuramente avvincente per quella che è stata la successione del risultato. E allora parleremo di questo, ma naturalmente anche degli aspetti societari che sicuramente tengono banco in questo periodo, insieme ai nostri ospiti. Intanto presento la mia partner di questa settimana, che è Giusy Tangari, o Tangari, Tangari, avevo detto prima che sull'accento avrei sbagliato, e ho sbagliato. Tangari, un'altra delle ragazze che si sono iscritte al concorso di Miss Rossonera 2015 e che questa sera farà questa esperienza televisiva, la prima esperienza televisiva? Sì. Ecco, vediamo, poi diamo i voti a fine, okay. a fine trasmissione. Presentiamo i nostri gentilissimi ospiti. Allora, nella mia sinistra sì. C'è Armando Borelli. Buonasera. Ciao Armando, buonasera. Poi c'è Alberto Mangano. Buonasera. Alberto, dove buonasera. Hai parcheggiato la gondola? Ormai ci dobbiamo abituare. Ce l'hai un po' ingrassato, per cui devo andare un po' sblusato di molti colori. Adesso. L'altra volta era sul beige. Bravo, se non sbaglio. Adesso la prossima, come anticipo, no, finito. Ah, ecco, sono finito. Va bene, perfetto. Possiamo passare alla destra. Alla mia destra c'è Giovanni Bucaro. Bucaro, ecco, anche che tu sbagli sul... Avete pareggiato. Però è scusata perché col calcio lei non c'ha niente a che fare, perché chi non conosce Giovanni Bucaro, oltre a essere un ottimo allenatore, è stato soprattutto uno dei grandi calciatori rossoneri di Zeemanlandia. E poi c'è Gianni Cicolella. Cicolella. Francesi, Cicolella. Non è vero, ancora adesso, per la prossima volta. Ecco, Cicolella, che tra l'altro gioca in casa con la sua trasmissione, finalmente il Foggia, che andrà avanti ancora per un altro paio di settimane. Sì, sicuramente sì, seguiamo naturalmente il Foggia fino alla fine, no?
certo, questo slogan lo ti ricorda qualche certo cosa? Fino alla fine. Che vale più per i giocatori, però ovviamente, anche per i cronisti. Ma anche per i cronisti, anche perché insomma abbiamo gli obblighi naturalmente anche commerciali da rispettare, certo, ma soprattutto ci fa piacere perché poi insomma durante la trasmissione ci rendiamo conto, nonostante lo streaming, di avere un bel seguito, gente che vuole intervenire e commentare, quindi chiuderemo il 10 maggio. Ma poi quest'anno valeva la pena proprio finalmente il Foggia, perché il Foggia si faceva desiderare per il gioco che ha espresso, vero? È vero, sicuramente sì, è stato sicuramente... Inaspettatamente, probabilmente. Inaspettatamente, insomma, è un tecnico giovane, è un tecnico sul quale, insomma, in maniera anche legittima c'era qualche perplessità, fugata, devo dire, Lello, con il passare delle domeniche, perché è sicuramente Roberto De Zerbi una delle scoperte più belle, forse, no, di questo girone C di Lega Pro. Ovviamente, insomma, ha dovuto fare anche lui un po' i conti con un organico in gran parte, forse non ancora sufficientemente maturo per la categoria. Nello stesso tempo, però, ha avuto anche l'abilità di dare a questa squadra personalità, un gioco organizzato. Certo, siamo caduti sempre nelle domeniche topiche. Questo sì, è il rammarico che, insomma, ci portiamo dietro. Perché poi a rivedere la classifica, anche domenica, ci siamo ancora una volta mangiati le mani, perché insomma bastavano davvero pochissimi punti per poter giocarsi una chance che spesso e volentieri poi, chissà, negli anni futuri se riusciamo a riconquistare. Sì, perché poi quando le stagioni vanno bene così bisogna approfittarne, perché poi non sempre, ecco, non è matematico che poi l'anno successivo dici se... mi rinforzo, assolutamente la squadra no, farà meglio. Noi ci auguriamo che possa essere così, però a volte, no Giovanni, le alchimie che si creano in una stagione non è facile poi ricrearle sì, no? Però sicuramente avere un gruppo, la maggior parte di questo che è già da più di un anno che gioca insieme, sarebbe importante continuare, perché perdere, diciamo, questo patrimonio che si è anche costruito quest'anno sarebbe poi negativo per iniziare un altro campionato da capo. Quindi mi auguro che per il Foggia ci possa essere un po' la riconferma di questo gruppo e migliorarlo dove magari è venuto a mancare quest'anno, certo, in qualcosa. Che poi, se vogliamo, un patrimonio come organico, che è cresciuto due stagioni fa, cioè diciamo quasi tre stagioni fa, dalla Serie D si è composto questo gruppo che ogni anno poi è andato crescendo, partendo con Pasquale Padalino e poi di anno in anno. Sì, diciamo che ha dato il là, sì, con tasselli giusti, poi con, diciamo, il gruppo storico, molti di questi sono anche della città, quindi sentono la maglia in maniera particolare. Quindi mi auguro che si possa continuare su questa strada. Oramai penso il campionato abbia poco da dire, è anche un peccato questo, perché secondo me, rispetto magari alla Casertana, alla Juve Stabia, il Foggia non aveva niente in meno. Forse le prime due, il Benevento e Salernitana, sicuramente come organico già dall'inizio si era detto che erano superiori alle altre, però si poteva anche fare qualcosina di più. Peccato, perché comunque il Foggia ha disputato un grande campionato, ha fatto vedere anche, penso, il miglior calcio, certo, che è, perché in questa, certo, categoria è difficile vedere giocare a calcio, quindi anche è stata una bella cosa, speriamo possa continuare. Tu puoi dirlo anche da tecnico, sarebbe molto più comodo per un allenatore, molto più facile fare il classico gioco, aspettiamo e ripartiamo. Ma diciamo che l'Italia... in sé, proprio l'Italia, la mentalità italiana è quella, ma non solo, voglio dire, in Serie C, ormai è quello di aspettare, di giocare sull'avversario. Il problema è che se giocano tutti sull'avversario non gioca nessuno. Però questo problema c'è, è così, il 90% degli allenatori italiani giocano sugli avversari. Qua gli devo dire che il Foggia ha cercato sempre di fare la partita, anche di prendere qualche rischio, però... chi è andato allo stadio comunque in molte partite si è divertito. Questa è l'importanza, anche se il tifoso poi vorrebbe a Salerno hanno vinto, parlo di Salerno perché hanno vinto il campionato, hanno criticato lungo il campionato l'allenatore Menichini. Beh, però hanno fatto l'organico che aveva alla fine comunque ha raggiunto l'obiettivo. Per i dirigenti e per molti addetti ai lavori è quello: raggiungere l'obiettivo. Ma se lo fai in un modo, dirigenti che devono spendere 8 milioni per raggiungere l'obiettivo, certo. Queste sono follie che molte società fanno, però alla fine vince la prima di ogni girone, l'altra esce. Ci saranno squadre che spendono da tanti anni tanti soldi e rischiano di non arrivarci. Benevento è l'esempio lampante, sì, anche di più. Rischia di restare, dovrà giocare alla lotteria dei playoff. E guarda caso, non è la prima volta, credo che negli ultimi 10 anni
si è comportato sempre così. Sì, sì, loro, diciamo, forse sei la squadra che ha più presenza nei playoff di Lega Pro degli ultimi anni. Poi quasi sembra il giro di andata, magari al primo posto, poi nel giro di ritorno. No, io penso che un po' l'abbiano perso loro il campionato, perché a un certo punto a 10 o 12 partite alla fine avevano più 5 sulla Salernitana. Sì, sì. Poi non so cosa sia successo, hanno avuto un calo. Secondo me l'hanno buttato un po' loro, perché come organico, come cambia, anche non tanto gli 11 che vanno in campo, ma aveva 23-24 giocatori, tutto di livello per la categoria. Come no. Bene, avremo modo di analizzare insieme anche al nostro ultimo arrivato, un'altra colonna della trasmissione. Romano Bucci. Vediamo tutti gli accendi, sono notturni, adesso la prima parte, si gioca un po' sugli accendi. Mi raccomando, resta lì, fermo, ci vediamo dopo il primo break pubblicitario, in coda al quale c'è come sempre la foto del calciatore del Foggia da indovinare, la foto è macchiata come sempre dalla scritta 2 Sport. Poi per il quiz ci vediamo verso la fine della trasmissione. Smuk è tutto un altro mondo, il nuovo modo di fumare. Smuk è il primo negozio specializzato nella vendita di sigarette elettroniche e di accessori con più di 180 punti vendita in Italia. Il marchio Smuk è sinonimo di garanzia per il consumo di prodotti sicuri e conformi alle normative europee e di liquidi italiani tracciabili e certificati. Il mondo Smuk, l'originale, in provincia di Foggia, puoi trovarlo nei nostri tre negozi, in piazza 20 settembre 11 e in via dell'Arcangelo 21 a Foggia e in via Bovio 3 a Lucera. Smuk è tutto un altro mondo. Smuk, il nuovo modo di fumare. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, la qualità sotto casa, con 7 punti vendita. In via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151 e via Senatore Nannarone 64 a Foggia. Qualsiasi luogo si ama, diventa il nostro mondo, dove l'emozione nasce da un dettaglio, da un ambiente accogliente, da una cucina raffinata, un'ospitalità d'altri tempi. La nostra attenzione ai particolari trasforma i tuoi sogni in realtà. Dimora Romita Ricevimenti, gusto e relax. Il vostro esclusivo angolo di paradiso. A Foggia, via Camporeale, chilometro 2, telefono 0881 65 21 95. Sommelier professionista Nicola Russo, via Pietro Scrocco 27 Foggia, telefono 0881 70 86 72. E allora ci dovrebbe essere il lui chi è alla fine, giusto per far vedere, lo possiamo mandare in onda il calciatore misterioso? Vediamo. Alla fine della trasmissione, al nostro via, potrete chiamare al 330035 per cercare di indovinare e vincere una borsetta James marchiata Foggia Calcio e offerta da 2 Sport. E allora, cosa abbiamo lanciato invece su Facebook, sì, Armando? Lanciamo in questo momento il nostro trend, chiediamo questa settimana, vi aspettavate questo tipo di prestazione del Foggia contro la Regina? Potrete pubblicare sulla nostra pagina Facebook, lo ricordiamo, www.facebook.com/zafo14. Però, Romano, lo dicevamo prima, fino alla fine e il Foggia si impegnerà, perché c'è De Zerbi che vuole che il Foggia si impegni fino alla fine. Ti aspettavi questa prestazione? Credo che anche i ragazzi siano ragazzi che si impegneranno fino alla fine. Poi vabbè, domenica prossima credo che avranno anche qualche motivazione in più. Sono sincero, no, non mi aspettavo questa prestazione di una squadra che sembrava proprio quasi svogliata. Non so se il gol trovato così rapidamente possa aver
ulteriormente scaricato mentalmente i giocatori. Di certo io mi aspettavo invece una Regina volitiva e combattiva, perché nelle ultime giornate comunque aveva lottato, perché ha giocatori soprattutto in avanti di qualità che fanno pensare come sia strano il calcio per trovarli in questa categoria a quel livello, e quindi pensavo che il Foggia insomma sarebbe stato un po' più in palla. Per 70 minuti, al di là del risultato, francamente ho visto un po' i fantasmi, anche perché non ti nascondo, ecco, io venerdì scorso sono stato invitato, sono stato ospite in un'altra trasmissione da Tiziano Richiello, e un tifoso mi aveva chiesto: ma se le ultime tre partite faremo come l'anno scorso, sconfitte in gara? E io avevo messo le mani sul fuoco che questo non sarebbe successo. Pensato che stasera sarei venuto con le mani tronche, non sapevo come giustificarmi. Poi per fortuna c'è stato quel finale in cui la squadra ha avuto uno scatto di orgoglio, probabilmente anche qualche scaramuccia in campo ha stimolato, ha risvegliato e il Foggia ha trovato in extremis una vittoria che perlomeno, insomma, ripeto, ci salva la faccia, ma un po' con l'amaro in bocca me lo ha lasciato. Alberto? Ma la partita è stata poi alla fine una partita vera, perché anche gli avversari erano veri. Allora la Regina, secondo me, è una società veramente, quando si dice una società professionistica, quando tu vedi che in tribuna è venuto il presidente Foti, quando vedi che esiste una delle schiera, sue ultime apparizioni probabilmente. Però per una partita praticamente inutile. Ma non hai avuto, scusami, mi permetto di dire, non hai avuto per un attimo un sussulto quando a fianco a Foti hai visto una signora bionda? Sì, ho detto mo si butta Verile, mi è venuto. No, sembrava quasi la signora Merletti. Questa è stata una battuta, no, sì, però certo. Ho pensato, visto che deve vendere, si è presentato un'altra signora bionda al suo fianco, dico queste signore bionde, sarà l'anno delle bionde questo. E comunque dicevo, poi la partita l'hai fatta perché il Foggia probabilmente dopo il gol sembrava già un po' in vacanza, mentre la Regina ci teneva a fare la partita, ha giocato, ci ha messo forse, secondo me, fino al gol che gli ha dato il vantaggio, la Regina ha ampiamente meritato, perché ci ha messo più determinazione in campo. È vero, un gol, come me, dice Romano, che iniziato da fuori gioco. Sì. È vero che, come dice Romano, hanno dei grandi attaccanti, però la squadra è completa, devi avere anche un buon portiere per poter arrivare a certi livelli, quindi diciamo che anche il portiere ci ha messo del suo per favorirci, però sono d'accordo che poi alla fine la spinta agonistica, che è venuta forse anche grazie a un Cirillo che è particolarmente esaltato, qualche sbaglio arbitrale anche abbastanza evidente, forse ha vivacizzato una partita alla fine. Vabbè, io non volevo un'analisi della partita subito. No, era giusto un match. No, dicevo a entrambi. Dico, e dici, ti aspettavi una partita, di che dobbiamo parlare? Sì, era, diciamo, brevemente, dice sì, no, sì, ecco, sì, poi il resto lo svisceriamo nel corso della puntata. No, Roma, se volevi aggiungere qualcosa... No, svisceriamo dopo. Svisceriamo dopo, perché sennò poi di che parliamo poi nella seconda parte della trasmissione. Intanto siamo in attesa di collegarci telefonicamente con il presidente Fabio Verile, al quale ovviamente vogliamo chiedere se ci sono degli aggiornamenti in merito, come è chiaro che sia, alla potenziale cessione di quote parzialmente o totali della società rossonera, vista che anche in questa occasione, come nelle ultime allo Zaccheria, in tribuna d'onore c'erano personaggi legati a questa trattativa, e quindi anche come è successo nella partita precedente, ci sono dei potenziali acquirenti che hanno assistito alla partita. Abbiamo in diretta il presidente. Presidente? Non ho il ritorno nello studio. È caduta la linea. Vabbè, adesso cerchiamo di ricontattarlo. Perfetto. E allora dicevo, perché anche in occasione della partita con la Regina, nella tribuna d'onore c'era qualche personaggio che teoricamente interessato ad entrare. Beh, diciamo Foggia. Che la tribuna ultimamente è molto cangiante, ogni settimana arriva qualcuno, qualche... Noi, presente lo Zaccheria, ha sempre il suo fascino, no? Sì, soprattutto
prendersi la soprattutto partita. Per gli accrediti arriva questa gente, arriva con una tutta gente nuova, tutta osanna. Non è che hanno bisogno per l'amor di Dio, per vedere Foggia Regina poi. Esatto, però ho visto tanta gente ogni partita, non so, perché l'occasione è buona, cioè quando uno in questo caso, uno anziché invitare a casa propria a pranzo qualcuno, trattandosi di una squadra di calcio, dove lo devi invitare per forza a vedere la partita. Allora perdi i riferimenti, dici, ma quello non è venuto oggi, al suo posto ne trovi un altro. E dici, ma sarà la volta buona. Vabbè, tu ti riferisci anche a vecchi dirigenti, tutto. Cioè, a volte ritornano, a volte vanno. Vabbè, c'è un po' di... Pronto, presidente? Sì, buonasera. Buonasera, grazie intanto per aver accolto il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Come d'obbligo, presidente, lei ci scuserà, ma fino a quando non si risolveranno i problemi ci toccherà sempre disturbarla. Per quanto ci riguarda, soltanto il lunedì sera. Non vogliamo trattenerla oltre, perché tra l'altro so che è a cena e sicuramente ci tratterà di una delle tante cene. Mi auguro che non ci sia un attentato alla sua linea perfetta. La linea non è perfetta da un po' di mesi, purtroppo. Con tutte queste cene che mi auguro, cioè sicuramente, non mi auguro, sicuramente sono legate all'attività sua lavorativa, ma immagino soprattutto a potenziali contatti con chi è interessato ad acquisire. Anche questa sera con non poche difficoltà l'una e l'altra cosa. Anche questa sera è a cena con chi è interessato al Foggia? No, oggi. Si è preso una pausa, almeno per stasera. Presidente, volevamo chiederle se ci sono degli aggiornamenti, se ci sono nuovi contatti. Dicevamo prima del collegamento con lei che anche sabato abbiamo visto allo Zaccheria dei volti conosciuti che si dice siano interessati ad entrare nel club rossonero. Sì, i contatti sono numerosi, sono locali, sono extra regionali, ce ne sono svariati di contatti. Chiaramente bisognerà capire poi alla fine che esito avranno questi contatti. Al momento sono contatti informativi, sembrerebbe che ci sia anche interessamento da parte di taluni, e noi ci auguriamo di poter quanto prima dare un assetto societario che è quello che merita poi una piazza blasonata come quella di Foggia. Presidente, lei non ha smentito il fatto che ci sia qualcuno interessato anche a quote importanti, se non addirittura la totalità delle quote, o sbaglio? Ma guardi, il problema non è che io non ho smentito, noi siamo pronti a ogni soluzione nell'interesse esclusivo del Foggia Calcio, e quindi di conseguenza abbiamo comunicato questo ai potenziali acquirenti. Adesso vedremo che cosa succederà, perché soltanto quando si parlerà di contratti e di cessione di quote potremo dire di aver fatto l'una o l'altra cosa. Quindi, come spiegavo in precedenza a lei e anche agli altri suoi colleghi, c'è la possibilità di frazionare le quote o la possibilità di accentrare, purché si possa dare un assetto stabile e duraturo ad una città importante come quella del Foggia Calcio, che in questo momento credo debba essere appetibile a tutti coloro che possono e che hanno la possibilità di investire delle somme di denaro, perché parliamo di una città sana, di una città priva di debiti, di una società che da un punto di vista sportivo e organizzativo non è seconda a nessuno, che con pochissimi ritocchi e per fare della squadra può sicuramente dire la sua l'anno prossimo e anche nel futuro. Quindi credo che veramente sia un'opportunità importante per tanti imprenditori che hanno la possibilità di investire somme di denaro. Presidente, mi pare che alcuni soggetti che poi abbiamo visto anche, alcuni personaggi che abbiamo visto anche allo stadio sia questa settimana che l'altra partita casalinga, si tratta di imprenditori che a sua volta stanno cercando di mettere insieme un gruppo in maniera tale da affrontare il discorso con lei in maniera un po' più corposa, cioè con magari delle quote un po' più importanti. È vero questo? Mi riferisco a qualche imprenditore di Apricena, qualche altro dei Reali City. Ripeto, noi proprio perché
vogliamo che si arrivi ad una compagine societaria stabile e che possa fare una programmazione seria, non abbiamo posto condizioni, ma aspettiamo di conoscere quali sono le volontà e i desiderata di coloro che vogliono effettivamente entrare a far parte della compagine societaria. Quindi aspettiamo che ci dicano: io voglio fare così, io voglio fare in questa maniera piuttosto che un'altra. Vedremo, abbiamo anche comunicato a tutti i nostri interlocutori che i tempi sono stretti, ma sono stretti perché sì, abbiamo necessità di programmare, o vi è necessità di fare una programmazione seria, e chiaramente non possiamo farlo questo fra due mesi, ma dobbiamo farlo, secondo me, entro un paio di settimane a partire da oggi. E diciamo entro il termine della stagione più o meno regolare, questo, no? Questo è il tempo che mi sono dato io. Io mi rendo conto che dopo quello che è accaduto, lei ora ovviamente va con i piedi di piombo, non vuol sbilanciarsi più di tanto, siamo convinti che qualcosa in più potrebbe dircela, ma ovviamente rispettiamo il fatto che lei voglia tenersela. Perché, ripeto, quello che è accaduto, diciamo, non sono né un muratore, per tutti il rispetto, né diciamo, una persona che non ha dimestichezza con i contratti e con lo scritto. Quindi quello che è accaduto è una cosa inaspettata e che difficilmente prevedibile. Quindi sono in grado ancora di distinguere una trattativa seria, so come si fa un contratto, so come si fa una cessione e conosco le regole del gioco, quindi non sono assolutamente condizionato da quanto accaduto, sono concentratissimo su quello invece che bisogna fare e quindi sono attento a comprendere quale possa essere la soluzione migliore per il nostro Foggia. Non so se ci sono da parte dei nostri ospiti delle domande. Gianni Cicolella. Io, buonasera Presidente. Buonasera. Gianni Cicolella. Io ho avuto il piacere di sentire il Presidente proprio a fine gara. Sì. Lo abbiamo intervistato anche in quel caso con un collegamento telefonico. Il Presidente metteva anche in preventivo il fatto che lui potrebbe anche fare un passo indietro definitivo se appunto ci dovessero essere interlocutori in condizioni di poter levare tutta la... Lo confermo e lo ribadisco. Esatto. Per me è un onore essere presidente del Foggia Calcio, ma non è un lavoro, io ho già un lavoro, devo dire sono anche particolarmente impegnato, quindi ove si facesse avanti qualcuno che ha la forza e la volontà di fare una programmazione importante e seria, non avrei nessunissimo problema accedere sì, questo, su questo infatti era stato abbastanza chiaro. No, la curiosità, sì, la curiosità a questo punto, la domanda che mi sento di fare è questa: ma oggi lei diceva una società sana, una società organizzata, una società che chiude un campionato dignitosamente, ma oggi il Foggia quanto costa? Se domani mattina Lello Scarano dovesse decidere di comprarlo, giusto per fare un nome, per fare un nome, giusto. La domanda presuppone una risposta complessa, perché si potrebbe dire che non costa nulla, dipende da che cosa si ha intenzione di fare, da che cosa si ha intenzione di fare per il futuro, perché al momento c'è soltanto da pagare le ultime due mensilità, cioè le ultime due bimestralità, scadenti il 16 giugno e il 1 agosto. Ma d'altro canto vi è un patrimonio calciatori importante, vi è un avviamento altrettanto importante, quindi cosa costa diventa complicato dirlo, perché ci potrebbe essere un saldo positivo se per esempio si avesse intenzione di cedere qualche calciatore o se si dovesse valutare l'anno successivo, il prossimo anno, con che prospettive si affronta e quali possono essere i risultati. Quindi diciamo che al momento è difficile, sicuramente non ci sono degli esborsi per quel che riguarda il pagamento delle quote che saranno cedute comunque a voler nominare. Comunque insomma voglio dire, un problema che vi dovete porre, no? Nel momento in cui già vi siete posto, visto che alcune delle trattative lei dice certo. sono state comunque abbozzate, sì. insomma, no? Sì. Quindi questo, però questo... credo che sia stato molto chiaro sì, il concetto, sì. Diciamo di sì. Sì. Anche perché poi il presidente mi diceva sempre ovviamente i numeri non porta, domenica sera, certo. Domenica sera che comunque sarà già
diciamo così, il nuovo potenziale socio o il nuovo potenziale padrone assoluto del Foggia a dover occuparsi delle prossime incombenze economiche? Beh, il prossimo o i prossimi, dipende da quanti soci saranno, che percentuale avranno. Per quota parte. Per quota parte. Per quota parte. Questo vuol dire, Presidente, che se malauguratamente non dovesse accadere nulla, come si fa ad adempiere alle scadenze? Cosa volete che vi dica? Io è una possibilità che non metto in preventivo. Cioè, il prodotto Foggia Calcio è così interessante che mi sembrerebbe assolutamente sciocco che non ci fosse risposta da parte di nessuno. E quindi escluderei questa possibilità. Il problema è capire se invece, al di là di offrire una soluzione provvisoria e una soluzione tampone, si possa finalmente dare una soluzione definitiva, almeno nel medio periodo, che possa consentire di fare una programmazione seria con persone che hanno la possibilità e la voglia di investire delle risorse per un futuro importante. Ok. Non so se ci sono altre domande da parte degli altri ospiti. Allora, l'argomento è fin troppo trito e ritrito. Ci rendiamo conto che spesso portiamo purtroppo il nostro interlocutore, il Presidente, a ripetere le stesse cose. Bocca al lupo. È Romano Bucci che sta parlando. Bocca al lupo veramente, per tutti noi. Crepi. Presidente, chiudiamo con un sorriso. Dicevamo prima che insieme al presidente della Regina Foti abbiamo visto una signora che per un attimo abbiamo avuto un incubo, così abbiamo avuto l'allucinazione. Era bionda, per un attimo pensato che io si trattasse. Io ce l'ho scolpito in mente, la conosco bene, non l'ho confusa. La riconoscerei anche tra mille persone, spero di non incontrarla più, però. Va bene, abbiamo voluto strappare un sorriso. Grazie per il suo intervento buone cose, e buona cena. Buone cose, buona trasmissione. Grazie. Salve. Gianni, ti ha convinto il discorso economico? Pratica, chi entra deve in qualche modo non acquistare le quote, ma acquistare i debiti di questa parte finale della stagione. Le ha gratis, ma si deve assumere l'onere di pagare, a meno che non si voglia alleggerire questo fardello, come diceva il Presidente, ma dipende dai programmi futuri, con qualche calciatore che in organico c'è, che ha mercato. Con il patrimonio. Beh, diciamo che è messa così abbastanza allettante. Perché debiti non ce ne sono, su queste ne siamo certi tutti, non ci sono stati proprio i tempi per potersi indebitare, fortunatamente. Certo. Poi devo dire, si trattava tutti di persone per bene, galantuomi, magari non avevano queste grosse potenzialità economiche, certo. Ma devo dire che tutti quelli che negli ultimi 2 anni hanno fatto parte di questa società hanno cercato di dare il massimo e devo dire che hanno portato davvero delle briciole. Allo stadio c'è anche Bellissario Masi, domenica, anche lui lo abbiamo sentito telefonicamente, il quale ha smentito categoricamente la possibilità di un suo eventuale rientro, ha detto che rifarebbe tutto quello che ha fatto nei primi 2 anni, non rifarebbe nulla di quello che ha fatto nell'ultimo anno. Ma però posso dire che tutti stanno collaborando. Che io sappia, tutti stanno collaborando a cercare di trovare delle soluzioni, a cercare di trovare gente interessata ad unirsi e a fare squadra e a creare un nuovo gruppo societario per cercare di dare continuità a questo progetto, perché ne parlavamo prima con Giovanni Bucaro, sarebbe davvero un peccato dopo aver costruito dal punto di vista tecnico un organico, allenatore compreso, di dover veder partire degli elementi importanti che invece aiutati con qualche altro inserimento. Anche se ti devo dire, Lello, sì. Io personalmente continuo a credere poco alle cordate, alle collette. Io apprezzo la disponibilità, l'impegno, anche diciamo così il rischio qualche volta professionale che si mette in gioco da parte di chi, a cominciare dal presidente Veile, insomma, ha provato in qualche maniera insieme agli altri amici. Ma io credo che in questa prospettiva il calcio a Foggia non ha futuro. Cioè, credo che davvero dobbiamo cominciare a renderci conto che è una sopravvivenza, a volte anche un po', un po' logorante, un po' triste. Noi quest'anno abbiamo incontrato, per fortuna, sulla nostra strada un bravo allenatore e abbiamo avuto la fortuna di conservarci un ottimo direttore sportivo, perché altrimenti non so dove saremmo a questo punto. Quindi il problema qual è? È che se davvero non si invertono un po' le logiche con cui pensare al calcio a Foggia,
te la dico in maniera ancora più semplice. Qui si continua a non, come dire, mettere sul tavolo, sembra una parola brutta, delle trattative, va bene? Quello che il calcio può dare ad una città come Foggia, quello che un calcio importante, che è sempre stato quello rossonero, per, diciamo per storia, sì, deve dare a chi in questa città da anni lavora. Quindi tu vedi imprenditorialmente poca iniziativa da parte di chi deve smuovere questi meccanismi. Dire, i fenomeni, gli amministratori delle, magari i fenomeni delle province che nel calcio riescono a fare la Serie B, la Serie A, si spiegano in maniera molto semplice. Cioè chi lavora in una città dal punto di vista imprenditoriale restituisce al calcio. Questa cosa a Foggia non accade, non è mai accaduta. L'ultima esperienza in questo caso si chiama Pasquale Casillo, dopodiché non c'è stato più nulla, ma dopo Pasquale Casillo gli imprenditori che hanno investito e che hanno guadagnato imprenditorialmente in maniera legittima anche su questa città ci sono stati. Ma io do grandissima responsabilità alla classe dirigente, alla classe politica di questa città, che non è mai riuscita a in qualche maniera a costringere l'imprenditoria locale a restituire al calcio foggiano. Questo è il vero problema, perché se non ci mettiamo in testa che nasce l'ennesima grande iniziativa imprenditoriale nella zona industriale di Foggia, va bene? Lo sappiamo tutti, no? A me piace, per non fare nomi, vabbè, qualcuno, il gruppo Sarmi. Qualcuno potrebbe dire ho già restituito in altro modo ma alla città. Ma non è una risposta soddisfacente, così come mi sono anche un po' stancato di sentire sì, va bene, io faccio questo, assumo le persone, ma col calcio non voglio avere nulla a che fare. Assumere perché... le persone mi sembra legittimo, perché non so se... Cioè, senza... dire, è positivo. Senza dico... i dipendenti come vai avanti? No, no, dico... Ma... perché poi non è che regali niente, quelli lavorano e prendono lo stipendio. Ok, ok, ma nel momento in cui... Allora, Lello, ancora più chiaro certo, devo essere. Certo. Nel momento in cui si rilasciano le concessioni edilizie, le concessioni commerciali, e dai lo spazio per poter non lavorare, per potersi arricchire in questa città, va bene? Allora, sì. io faccio proprio un riferimento chiaro. I nostri amministratori regionali, provinciali, comunali, si devono sedere a un tavolo e devono dire guardate che qui a Foggia noi facciamo calcio e se lo facciamo bene c'è un indotto importante, c'è una città che insieme al calcio può crescere anche dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista del prestigio. Quindi vi dovete, in un certo qual modo, convincere che dovete anche possibilmente restituire qualcosa in questo senso. Questo polso duro non c'è. Noi adesso c'è qualcuno che suggerisce approfittare magari delle elezioni regionali per cercare di smuoverlo in questo questa momento. Cosa no? Mi fa paura. Questa cosa mi fa paura. Tu dici in periodo elettorale. Cioè, voglio dire, non è possibile pensare che venga fuori un nome, con tutto il rispetto, perché insomma adesso sappiamo a chi ci sì, a chi, non a facciamo chi stiamo, nomi perché poi siamo già in campagna elettorale. E siamo in campagna elettorale, quindi voglio dire, queste cose mi davvero mi lasciano. Però basito. Devo dire che questa volta, se vogliamo proprio lanciare un po' di ottimismo, tra quelli interessati a rilevare delle quote del Foggia, c'è gente che già è nel mondo del calcio. E questo già potrebbe essere un buon tassello da inserire, ecco, per costruire qualcosa. Sì, vabbè, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, insomma... Si tratta di due personaggi della provincia, non di Foggia, perché certo, la Foggia certo. Purtroppo non sta rispondendo a nessuno, che già sono nel mondo del calcio. Chissà magari. Che... appassionati del mondo del calcio, vedere la possibilità di fare un calcio. Io quando mancano 30 giorni alle elezioni non mi fido di nessuno, per esperienza personale. Poi io se no, mi no, sbaglio, ma indipendentemente da quello, stasera sono l'uomo più contento del mondo, perché insomma chi non vuole rivedere il Foggia a certi livelli, certo. Chi non vorrebbe rivivere gli anni in cui Giovanni insomma calcava lo Zaccheria, incontrava per esempio la Juve, tanto per fare un nome, il primo in rima, per dire scherzi a parte, e questo è il problema. Gianni batteva la Juve, non incontrava batteva Juve. Anche la Juve, e così giusto per ricordarlo, ma fin quando è il Foggia a battere la Juve, tutti siamo questo, siamo tutti con
contenti. Noi voglio contenti. Dire, in 10 anni, 6-7 partite le perdiamo, se 3 so col Foggia va benissimo. Certo. Poi ogni tanto bisogna anche far vincere gli avversari, non è che poi convincere. A uno regale dopo 20 anni un derby, faglielo vincere, dai. Se loro si accontentano di vincere una partita. Adesso vi siete portati gli arbitri in Europa. Sottoscriverei in questo momento di perdere il derby e di arrivare dove. Allora, caro Vabbè, Gianni, torniamo a noi. Quello che tu dici. È molto vero. Di è che un cosa fatto adesso siamo ritornati al fondo? Ritorniamo a quello che forse abbiamo detto più tempo. C'è gente che deve restituire ancora a questa città perché non l'ha mai fatto. Però purtroppo questo fa parte del buonsenso del singolo. Non possiamo metterlo come regola perché purtroppo, come dici tu, hanno lavorato legittimamente. Hanno preso soldi legittimamente, hanno assunto legittimamente. E tu legittimamente non gli puoi chiedere niente. Ma non è allora, così, Alberto, non è così. È un fatto di coscienza allora, dell'imprenditore. Il calcio non è Sai soltanto... come funziona questa dimmi, cosa? Dimmi. Io l'ho detto tante volte, c'era Locampo, c'erano altre persone. Siamo noi tifosi che dobbiamo sceglierci gli imprenditori. La città che dobbiamo vedere chi far crescere e chi non far meno crescere. Con la... scegliendo attenzione noi a quello che dici, scegliendo noi cosa non, dove non, andare non, cosa fare. Non approfondire perché questo discorso perché io quando la ditta Bucci che vede aspetta lo dico che... no aspetta scusa lo dico io cioè sai che cosa succede nel calcio? No, faccio un altro esempio. La pubblicità cosa serve? Allora se noi Gianni se noi perché sbagliare allora lo metto al contrario allora se noi andassimo a tutti allo compatti, zoo comunale, sì. A omaggiare chi ha aiutato il Foggia e facciamo capire che oggi investire sul Foggia è sicuramente un vantaggio economico anche per chi investe, allora si avvicinerebbero altre persone. Ma, cioè, se noi a chi dobbiamo omaggiare? Non capisco. Dico, il tifoso che deve fare? Cioè, no, lui dice... Allora, tu stai dicendo... Per aiutare chi ha avuto... investito nel Foggia di... Se noi riusciamo a far vedere che la Wuber, per esempio, a Foggia, da quando è diventata sponsor, ha un'impennata del 200%. Ma è vero, non lo so, ha un'impennata del 200%. Significa far avvicinare qualcuno nel Foggia. Ma il tuo discorso è molto fantasioso. No, perché te lo dovrei fare al contrario, ma in televisione non lo posso fare. Aspettiamo la pubblicità. Aspettiamo la pubblicità. Allora, io capisco quello che intendi. Perché l'ho detto prima. Al contrario, sì, purtroppo c'è anche l'esasperazione, l'esagerazione del tifoso per dire che non beve a Foggia, non beve più un'acqua minerale solo perché era sponsor del Bari. Esatto. No? Beh, allora, okay, portiamolo al contrario. Ho capito, scusami Lello, ma no, su... queste logiche, io, allora, io ho molto rispetto per i foggiani, no, credo che se questo accada, se su 10 foggiani ci sono 2 imbecilli, voglio dire, non credo che faccia. Grazie, la... già. No, vabbè, ho troppo rispetto per Romano, insomma, non voglio credere una cosa del genere. No. Cioè, voglio dire, l'acqua non ci ha fatto niente. Voglio dire. E allora, invece, c'è qualcuno che teme che questo possa essere un'arma a doppio taglio, perché alla fine nel mio bar, per giusto non fare altri riferimenti, finisce per non venire più quello che di passaggio tifa per un'altra vabbè, squadra. Allora ragazzi, parliamoci chiaro, cioè se il livello culturale di questa città è questo, la Serie C per noi è già un lusso. No, ma in questo caso non mi riferivo alla mentalità di questo, dei tifosi delle altre città. Perché insomma, di base c'è questo. Abbiamo una classe politica che non ha mai messo il calcio al centro, anche perché il calcio è al decimo. Ma se non l'abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, che gli imprenditori edili hanno guadagnato tantissimo, lo vogliamo fare adesso che non guadagnano più. Ma questo è un argomento su cui bisogna battere. Abbiamo già perso questo treno. Ma non Gianni. È detto che non lo puoi. Il tema deve essere sempre attuale in tutte le trasmissioni sportive, si devono sentire responsabilizzati, perché se c'è il grosso imprenditore anche non foggiano, va bene, perché ormai usciamo dalla logica, voglio dire, se i cinesi vengono a comprare il Milan,
Certo. Evidentemente è cambiato il contesto, cioè viviamo in una società globalizzata. Allora, se il bolognese decide di venire a comprare il Foggia, decide di venire a investire a Foggia, va bene, gli va anche chiesta qualcosa in termini diciamo di ritorno. Quale può essere una di queste situazioni? Sicuramente il discorso calcio, perché non sono gli 11 giocatori che vanno a giocare la domenica nel rettangolo verde, no? Calcio significa ormai un fenomeno di enormi dimensioni, no? Certo. È un fenomeno anche sociale, quindi perché la classe politica non deve finalmente essere obbligata a mettere al centro non soltanto l'aeroporto Gino Lisa, che non si aprirà mai perché è la barzelletta di tutte le campagne elettorali, ma il discorso calcio, che a Foggia ha sempre tirato. Foggia, se ha uno stadio vero, fa 10.000 abbonati anche in Serie B. Certo. Questo è il problema. Certo. Invertiamola la situazione. Che già con gli ingassi non dico che si paga... Allora, io adesso non voglio responsabilizzare Mongelli, non voglio responsabilizzare Landella, voglio dire, lo stadio, se non lo riapriamo, è un'altra colpa grave, certo. Io che sono imprenditore so che a Foggia posso fare 3.000 abbonati, ma non ci penso manco un secondo a investire a Foggia. È chiaro, questo è un aspetto molto importante. Quindi importante. Su ste cose, se facessero almeno quello che è di competenza... Bisogna non stancarsi mai, perché certo. Si devono sentire responsabilizzati, altrimenti lanciamo questo appello a tutte le trasmissioni, cerchiamo di responsabilizzare la classe imprenditoriale locale, ma anche la parte degli amministratori, che deve mettere nelle condizioni il Foggia di avere uno stadio degno del blasone che ha. D'altronde c'è, si tratta soltanto di riportarlo alla capienza. Ma non scusami, dico se tu fossi imprenditore e sai che a Foggia spendi 2 milioni per fare la squadra e poi puoi portare 3.000 persone allo stadio, sei un pazzo. Controsenso, certo, sì. Capisci? Quello, e questo è il discorso. Quello incide sicuramente. Va bene, allora... Se sul discorso societario non vogliamo... Aspetto la pubblicità. Romano, ci è rimasto male sul fatto dell'acqua minerale. Ho visto che c'è... No, poi glielo spieghiamo. Romano. Perché ci sei capito? No, ci siamo capiti. Non pensavo di fare una gaffa così sull'acqua minerale. Non ti preoccupare, non c'è problema. Perché ti piace quell'acqua, perciò che hai fatto la gaffa. Evidentemente. Vabbè, allora, giusto per ritornare a cose meno importanti, la tafazzata della settimana. Quello è d'obbligo. E allora, vabbè, era fin troppo ovvio, no? Viviano, la partita di ieri, ha regalato così... Non facciamo pubblicità elettorale. L'1-1 a... Viviano e basta. No, perché siamo... No, sì. Se volesse anche il suo omonimo regalare qualcosa, ma dovrebbe proprio fare una tafazzata grande. Vabbè, finiamola qua. Sì. Una paperona. Era ovvio. Giovanni, ma... Alle scuole calcio i portieri non insegnano, cioè alla base, però le prime cose che insegnano è che bisogna mettere il ginocchio, no, quando si queste prese basso terra. Cose che possono capitare, me ne ricordo uno di Paolo Conti, portiere della Roma, uguale a quella di Viviano, parlo di 30 anni fa, ci sono sempre state le cappellate, sì. L'eccesso ha di fatto sicurezza. Anche il tuo Buffon ogni tanto. Mio no, nel senso, diciamo nostro, così no. La responsabilità è al 50%. Oh, vedi le fortune di certi giocatori come Kovacic, il portiere della Regina, che nella sua domenica c'è stato chi lo ha battuto come Viviano, se no nessuno gli toglieva il primo posto. È stata un'ardua scelta, perché Kovacic ne ha fatta più di una, e quindi però questa era troppo evidente, troppo pesante anche sull'economia della partita. Questa è proprio internazionale, finirà proprio nelle migliori trasmissioni internazionali. Vabbè, allora andiamo a vedere intanto cosa è successo nella 36esima giornata, che per la verità a pochi minuti dalla fine della partita, si trattava della prima delle tre giornate che si giocheranno in contemporanea, basta con lo spezzatino, e a qualche minuto alla fine, no Alberto, abbiamo sperato ancora. Anche nell'altro girone, qualche Casertana e Matera pareggiavano. Reggiana perdeva 2-0 fino all'87esimo.
e hanno segnato oltre il 90esimo. La Casertana il 2-1 e il Matera lo stesso il 2-1 hanno segnato praticamente il tempo scadente. C'eravamo illusi di poter riaprire ancora. C'è da dire però che le scommesse su molte partite, soprattutto su tutto il girone C, erano bloccate, quindi non so se ci siano stati accordi tra virgolette tra società, di certo. Ma che più, dici, ma non più difficile sotto il punto di vista delle scommesse. Non esistono nel calcio queste cose. I luoghi comuni, spadiamoli. Ma che stiamo scherzando? Sono barzellette. Poi quando si incontrano certe squadre, per esempio io prendo la squadra che allenava, mister, posso dirlo? No, a me non me la nominare, no, puoi dirlo. Allora, si trova a giocare con una squadra di fenomeni, potrei dire una squadra del tipo della Salernitana, senza fare nessun riferimento. Si trovano faccia a faccia gente che non prende stipendi da 10 mesi e gente che naviga nell'oro, gioca nell'oro. Ma io penso che alla fine un 94esimo, un 95esimo può uscire la tafazzata, cioè fa parte del gioco. Sì, ci sono delle diversità economiche e certi interessi che non sono usciti. No, è che so che alcuni presidenti di alcune società stanno dietro la panchina proprio durante la partita. Non lo so se hanno dei borselli pure addosso per la radiolina, per sentire. Ci sono anche squadre che vanno con le squadre però riserva. Questo c'è sempre stato nel calcio. Dai, che cosa? Che vanno con le squadre riserva? No, voglio dire, c'è sempre stato. Il problema è uno, giusto? Per una volta non esagerare. Un Foggia Cagliari, pure noi siamo andati in Serie B. Ma non c'erano ancora le scommesse. Questo era crea un discorso più che altro, sai, del favore che magari ti veniva restituito l'anno dopo, tutto un altro caso. Giacomo Tedesco, so che tu l'hai accolto molto bene. Giacomo Tedesco fa parte di quella schiera di quei giocatori che Salerno, quel famoso anno. Che quella partita, da quella partita noi non abbiamo più visto la Serie B. Esatto. Però io gliel'ho detto, lui non ha ammesso che lo faceva, soprattutto lui ha parlato di un record che non so che record avesse la Salernitana, forse di vittorie. Il problema è che quell'anno il Foggia all'andata vinse 2-0 e fece una partita che umiliò la Salernitana, per cui anche grazie a quello che era successo l'anno prima, per cui non mi ricordo a Pescara, fu salvato il Pescara e scese la Salernitana, quindi c'era una rivalità, però quella partita dell'andata lui ha fatto finta di non ricordarsi Giacomo Tedesco. Ma non è che si possono dire certe cose. In realtà alcuni tifosi che siedono vicino a me, che veramente sono persone competenti e pacate, per bene, mi ricordavano che proprio in quella partita Tedesco, non solo il suo impegno, ma andò sotto la curva nostra a fare col segno così. Perciò hanno ricambiato sabato. Mi dispiace perché la Regina è una squadra che merita rispetto e ha dei tifosi che meritano ancora più rispetto, perché sono fatti un bel viaggio. A me dispiace un po' della Regina. Se la sentiva perché aveva giocato a Foggia. Tedesco, siamo stati contenti di restituire. Ha meritato. Anche perché ci ricorda anche la Merkel, il fatto tedesco. Vabbè, non c'entra niente. Però, non so se per un allenatore è importante, ma era il suo esordio in panchina come primo allenatore. Sì. È esordito con una sconfitta. Vabbè, se dici così, no, è così quando uno impara ad andare sotto la nostra curva a fare così. Per questo motivo qua. Vabbè, non allora, lo ricordo. Ma noi sì. E gliel'ho detto, noi ce lo ricordiamo. Allora, vediamo la classifica attuale. Il Foggia ovviamente ormai ha perso, è vero che forse la matematica non lo condanna ancora. Ci dovrebbe essere un suicidio sportivo da parte. Devono perdere tutte e quattro. Perché sarà mai? Praticamente sì, la Salernitana ha raggiunto il discorso ecco, invece serio da fare, ritornando alle ultime giornate, è che ovviamente se c'è sempre una larga fascia di squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato, devi avere la fortuna di incontrare quelle nella parte finale del campionato. Purtroppo è sempre lì. Quando si dice il calendario, però tuttavia il Melfi lo scherzetto alla Juve Stabia lo ha fatto. Il Melfi lo scherzetto alla Juve Stabia però lo ha fatto. E dipende il Melfi se giocava, voglio dire, animato da buona volontà. Da quale buona volontà era animato? Qui torniamo su temi antichi sui quali forse in altri tempi avremmo pure potuto parlare spirito, dei corregionali probabilmente. A inizio anno calcistico c'era stata la possibilità di dare una spallata seria a chi sta mortificando e uccidendo il calcio a queste categorie. Parlo, a seconda dei punti di vista, degli Highlander o delle cariatidi che reggono questo calcio.
E il Foggia è stato anche un po' l'ago della bilancia in quella circostanza. Quando si parla di imprenditori, di altre cose, poi queste realtà qui ovviamente non favoriscono la sopravvivenza del calcio. La crisi che ci affogge, lo stiamo vedendo, riguarda tantissime piazze. Quindi pensare ai miracoli è difficile in queste situazioni. Voi parlavate prima, allora Barletta è andato, giusto per citare una squadra, è andato a Salerno imbottito di riserve. È vero, a fine campionato si può decidere di far giocare chi ha giocato. Ed era passato in vantaggio, se non ricordo male. Sì, quella è una partita perfetta, stilisticamente perfetta. Vantaggio, poi rimonta, sì, eccetera, eccetera. Con il calcio di rigore. Sembra costruita, sembra, meno male che lo sport regala. Ma come anche, pensate male? No, lo sport regala di queste favole. Che va a giocare titolare, che fa? Non perde lo stesso a Salerno? Per l'amor di Dio. Però, anzi, se decide di perdere, di rispetto, ma infatti giocherà, cioè, a Foggia Casertana c'erano qui due ispettori di Lega. Io mi auguro che ci fossero anche domenica scorsa un po' su tutti questi campi a garantire la regolarità di un campionato. Sì, ma alla fine che cosa scoprono? Niente. Non scoprono niente, soprattutto quando il presidente di quella squadra che ha vinto meritatamente il campionato e il grande elettore del presidente della Federazione Calcio non scopriranno mai niente. No, ma perché voglio dire, mettiamo il caso che era una partita di queste fattezze, Napoli-Sampdoria, un gol del genere di Viviano, tu pensi subito a male, e l'ha fatta perché? E invece l'ha fatta perché l'errore capita, può capitare, no? L'errore può capitare sempre. Sempre è sempre dietro là. Anche perché ti voglio ricordare, Romano, che nei momenti in cui noi siamo stati sempre a un passo dai playoff, ci capitava sempre la partita in cui il Foggia, stranamente, qualche cattivo pensiero è stato fatto anche a Foggia. È perché sono mal pensati. I cattivi pensano le cose cattive, è il detto latino. Lì non c'era motivo. Ho capito, per dirti che la promozione in Serie B avrebbe fatto la fortuna di tutti. Di tutti. Calciatori, dirigenti, tutti. Però tutti. Tu hai raccolto come me anche e lì invece il tifoso che ti ferma per strada e dice, se il Barletta pensava di mettersi, ma vuole niente in Serie B, è questa la no, se il Barletta pensava di mettersi in salvo qualche giocatore per domenica prossima, avrà le sue belle sorprese. Se il Barletta pensava di preservare qualche giocatore per domenica prossima, qui è già in clima derby. E ritorniamo sul tema sportivo, basta con queste altre cose, perché altrimenti allo stadio non ci va più nessuno veramente. Allora cominciamo ad entrare più nel discorso partita, anche se metà me l'avete già giocato, te lo siete già giocati, insomma, il commento sulla partita, però c'è ancora molto da dire, tra qualche altra immagine pure da vedere, ma intanto... Parleremo di Dall'Occo. Parleremo di Dall'Occo, finalmente, abbiamo ritrovato Dall'Occo. Certo, mi pare che abbia anche... giocato bene, molto, abbiamo rivisto il Dall'Occo, sembrava un desaparecito, però le ultime due partite che aveva giocato, ma è passato molto tempo, non sembrava il miglior Dall'Occo, adesso l'abbiamo ritrovato e questo ci fa piacere. Allora, dicevo, invece, la nostra personalissima rassegna stampa, questa settimana c'è solo una testata che abbiamo noi in esclusiva. Ti piace quando, Gianni, dico in esclusiva? Sì, ti ricordo qualcuno quando dico in esclusiva in anteprima? Sì, ricordo qualcuno. Vediamola questa prima pagina. Ah, la Gazzetta di Zafogon, il nostro direttore Francesco Ricci, che ha titolato Il re affonda la regina. Il re è Re Pietro, sapete che ormai per molti tifosi Iemmello viene chiamato Re Pietro, e infatti lo vediamo nella foto con la corona, e devo dire che con la sua doppietta è riuscito ad affondare, c'è questo gioco con il re e la regina, con la regina con due G, chiaramente, giusto per far notare, insomma, che non è un errore, ma è il nome della squadra. Bene, allora, detto questo, lanciamo il sondaggio di questa settimana. Non darci due giornali, niente, stasera. No, stasettimana... Non sono uscito, sono in show. Niente, non sono uscito. Mancavano le idee, le prime pagine del Corriere di Zafò e tutto Zafò. Questa settimana abbiamo chiesto sul nostro sito www.calciofoggia.it: la Salernitana ha meritato la promozione diretta in Serie B? Sì, per il 62% dei votanti, 130, no, per il 38% dei votanti, 81, per la precisione. Come votiamo, Giovanni? No, sì, per non ci sono dubbi. Ci sono anche adesso 7 punti dalla seconda, quindi a mani basse. Sì. Sicuramente.
Voi siete d'accordo? E come si fa? Hanno avuto solo 12 rigori su 34 partite. Non era... Andiamo a vedere sempre. Vuol dire che sono entrati spesso in aria. Vuol dire che sono entrati spesso in aria. Sono gli stessi discorsi che si fanno con la Juve. Con la Juve, giustamente. Se vai in aria, anche in campo europeo. Più vai in aria, più ti buttano anche in campo europeo. Oh, in campo europeo, anche senza entrare in aria. In campo europeo siamo già la quarta squadra più forte d'Europa. Comunque. Voi il mercoledì andate a cinema, che si paga anche lì. Io è una vita che il mercoledì vado a cinema, non ho mai fatto le coppe. Tu non simpatizzi? No. Lui è anti. Lui è anti. Okay. No, io sono pro, io tifo per il mio Foggia, non ho problemi. No, però sei un po' anti. Sì, un po' anti. Che la cosa più antipatica è essere anti qualcosa. No, perché voi due siete juventini, se ci fosse stato un romanista, l'interista era lo stesso. Ma noi siamo per tutto foggiani. E poi siamo juventini, su questo non vi è dubbio, è inutile che lo chiariamo ogni volta. Comunque la Salernitana sì. È stata in testa prima o seconda. Però al di là dei rigori che ha avuto all'inizio della stagione, il Benevento, come diceva Giovanni Buca, ha avuto la possibilità di allungare. Una squadra che vince tante partite dopo il 90esimo, al di là di tutto vuol dire che è una squadra che ci crede, che lotta per un obiettivo e lo conquista. Voglio dire, in questo bisogna dare merito. Ma al di là della qualità dei giocatori, lo dico all'allenatore, quanto è importante la mentalità dei giocatori, la mentalità, cioè del giocatore abituato a vincere, abituato a fare i campionati a vincere. Esiste questa perché spesso con De Zerbi ne abbiamo parlato. È sempre esistita. Se voi non vi ricordate l'anno dell'imponderabilità di Caramanno, quella squadra aveva almeno su 7-11esimi gente che l'anno prima aveva vinto il campionato di C1. Quindi questo conta. Quindi l'abitudine a vincere non è una cosa campata in aria. No, aiuta. E poi in una squadra esserci una parte che è abituata, l'altra no, e la parte che è abituata riesce a trasportarsi gli altri o l'allenatore magari. Quella abituata, sì. Riesce. Se sono giocatori di un certo carisma e trascinanti, sì. Portano l'altra parte, la portano dalla loro parte. Perché l'altra parte non sia proprio una zavorra di quelle cose che non si smuovono. Ma è difficile, voglio dire, difficile. Alberto, tu sei d'accordo sul fatto che la Salernitana... Perché mi guarda? Per un attimo ho visto un lampo nei tuoi occhi. No, perché aumenta il nostro rammarico, considerato che noi forse con la Salernitana, non dico che potevamo vincerle tutte e due, ma certamente 4 punti su 6 erano alla nostra, soprattutto al ritorno. Insomma. Però se si vede il campionato della Salernitana, forse non è stata proprio trita sassi. Perché... No, ma lì è mancato l'allenatore. Ma forse perché è mancato l'allenatore. Però posso fare la voce, diciamo, i numeri sono però. Per i risultati, sì, ma per il gioco ha fatto. Sì, infatti, no, i risultati gioco, siamo d'accordo. Ma neanche il Benevento. Ma è un po' il discorso che faceva Giovanni. Non lo fa nessuno. Cioè, non sempre la squadra che diverte vince. Certo, quasi mai. Però, quasi mai. Sì, vogliamo dire che il Foggia, probabilmente tra le squadre professionistiche, è quella che con il gol di Minotti forse ha mandato più giocatori a rete rispetto a tutti gli altri, quindi vuol dire che c'è un gioco di... Su questo invece siamo meno d'accordo io e te, sulla squadra che diverte. Però il Foggia è la squadra che ha segnato di più, togliamo il fatto che è diverta o non diverta. Certo, no, quindi... io infatti la premessa che ti ho fatto subito è questa, noi abbiamo scoperto un ottimo allenatore che, voglio dire, dal punto di vista anche della capacità di mandare in gol tanti giocatori. Io però in qualche partita avrei preferito un De Zerbi meno estetico, nel senso che ci sono state squadre che Roberto poteva affrontare tradendo un attimino quella che è la sua filosofia di gioco, che io condivido, perché il calcio è fatto così, cioè se tu credi in una diciamo filosofia di gioco è giusto che tu la porti avanti e deve diventare il tuo diciamo pilastro, perché tu prepari la partita, dai ai tuoi giocatori quel tipo di organizzazione di gioco, ok. Però a mio modo di vedere il grande allenatore è quello che capisce anche che c'è la partita e l'avversario che in qualche occasione ti mette in condizioni di cambiare atteggiamento. E se lo sai fare, probabilmente diventi vincente. Io al di là, più che dall'allenatore, che secondo me comunque non è come uno alla PlayStation che poi alla fine riesce a pilotare. No, non parla di PlayStation, di avere capacità anche di cambiare in corsa. No, voglio coinvolgere Giovanni per dire un'altra cosa. C'è una parte della partita che comunque si prepara. Diciamo il cliché, il tipo di gioco si prepara. No, allora, tipo il gioco di Roberto De Zerbi, come è stato anche Pasquale Padalini, che diciamo orizzontalizza molto per poi tentare la fonte. Però contro uno, a un certo punto ci deve essere
come dire, non dico l'allenatore in campo, comunque la maturità del calciatore in campo, capire quando è il momento di affondare, di verticalizzare, cioè, però non è che si può dettare il compitino e dire a questo minuto tendiamo l'affondo. Non è un problema di questo minuto, è un problema, credo, di un lavoro che fai prima. Nel momento in cui tu mentalizzi una squadra a un certo tipo, nel bene e nel male, la squadra fa sempre quello. Tu dici, magari c'è il giocatore, ma in questa categoria è difficile trovare i giocatori, non perché non siano bravi, che riescono a gestire le situazioni. Non è facile, è difficile in Serie A, pensa. Sì, ma quando giochi con la Salernitana o giochi con il Savoia, devi avere due approcci diversi, anche perché è impossibile che tu con una Salernitana fai, stiamo parlando dello stesso periodo del campionato, diciamo, fai la partita forse migliore dell'anno. Ma lì verrebbe facile pensare. E poi a Savoia crolli, poi a Catanzaro pure, capito? Ma allora le partite quello che dice Gianni, quello che dice Gianni, ogni tanto cerchiamo anche di essere un po' più pragmatici. No, ma perché, capito? Fa questo parte, scusate, penso se, comunque lo bagaglio acquisisci con l'esperienza, non perché voglio dire, giustamente Roberto ha iniziato, sì, diciamo, quest'anno è diciamo, il suo primo campo, quindi dall'esperienza di quest'anno magari un domani potrà anche gestire alcune situazioni, però quando un allenatore ha una mentalità e vuole dare una mentalità alla sua squadra, difficilmente riesce a cambiare. Poi magari il risultato incide, nel senso, se tu cambi sempre modulo, faccio un esempio banale, fai risultato, ti dicono bravo, questo cambia modulo, è bravo allenatore. Magari lo fai e non fai risultati, ti dicono e cambia sempre. Cioè, nel calcio poi il risultato è quello. Però quando un allenatore mentalizza, come ha fatto Roberto con la squadra, anche rischiando, perché in questa categoria vai a giocare ad Aversa, che c'è il campo che neanche la terra battuta, è anche meglio la terra battuta di quel campo, diventa difficile poter fare quello, quindi là magari devi adattare un attimo le tue idee a un altro tipo, ma questo non è un appunto, però ci sta, perché in Serie A trovi tutti i campi belli, in Serie C quando tu vuoi partire da dietro, vuoi giocare per cercare la superiorità numerica e parti anche non col portiere, fai. Ci sono alcuni campi però questi dove errori non lo li hanno fare fatto anche grandi allenatori, voglio ricordare Conte a Istanbul, è stato lì dove ha cercato di fraseggio, ma su il quel campo non te lo permetteva, no, io questo dico, l'uniche cose sono queste qui, che però io credo che voi abbiate portato degli esempi sbagliati, perché Catanzaro e l'altra partita che tu Savoia citavi sono giornate storte, in un periodo storto, sì, in cui sì, la squadra non consecutive, capito? Io invece potrei essere d'accordo con voi quando ecco, l'esperienza vi porta magari alla partita di Melfi. Allora, Melfi, sì, in inferiorità numerica. E forse lì, posso essere d'accordo con voi, sai di non poterla vincere la partita, accontentati di pareggiare, perché sei nelle condizioni di inferiorità numerica, la difesa inventata, forse questo, su questo. Ma la giornata storta, no, mister? No. Quella capitata alla Juventus nell'ultima partita con Monaco, giocatori inguardabili, là non ci sa niente da fare. Io dico però che nel momento in cui ti accorgi che probabilmente l'avversario ti ha capito, ti ha studiato bene, ti ha chiuso le fonti di gioco, o hai un campo, come dice lui, che non ti permette la circolazione di palle, il palleggio prolungato, allora lì devi avere la capacità. Perché, voglio dire, non è bestemmia se capisci che una partita la puoi vincere anche aspettandolo l'avversario e magari provando a ripartire o scavalcando qualche volta anche il centrocampo col lancio lungo, perché noi poi siamo fatti così, no? Cioè, o gli italianisti sono quelli a cui piace il brutto calcio, va bene, e i cosiddetti zonisti siamo agli estremi, sì, però sì, sono bello, quando invece secondo me con Allegri la via di mezzo possiamo dire che è una via di mezzo? Chi? Allegri. Allegri quando c'è stata una partita, adesso non ricordo perché non ho buona memoria. Io sarò avanti, ma voi fate sempre gli stessi riferimenti. No, vabbè, potremmo dire sbaglio. Anzi, ha dato una responsabilità prima a Tonino Conte, che non è più. Io ho il poster in camera come i bambini di 12 anni. Allegri, in una partita recente, ha capito che c'era difficoltà a superare, ha cominciato questo lancio di Bonucci verso le punte. Esatto. Vabbè, lo stesso pareggio col Monaco, la maturità si acquisisce col tempo. Il discorso chiaro è che se noi facciamo i confronti diretti tra le prime 7 squadre, il Foggia sta al secondo posto. Quindi vuol dire che il campionato, ma questo era logico, lo ha perso proprio perché
magari è andato a fare quel gioco dove forse non si andava a fare perché c'era un clima pure ambientale che non favoriva. L'approccio con la squadra più forte è anche più facile da gestire, perché ti lascia giocare. Potremmo dire che questo calcio si riuscirebbe a farlo meglio in una categoria superiore? Sicuramente ti permettono più di giocare, è diverso, perché purtroppo la C è un inferno per ambiente, per situazione. Andare col coltello tra i denti. Ma non è. Però io penso Caramanno non sia... diceva lui prima ha detto una cosa sacrosanta. Cioè noi l'ultima volta che siamo andati in B l'abbiamo fatta sta cosa con un allenatore che ovviamente non ci faceva divertire. No, però siamo andati in B anche per altri motivi, no, che adesso non possiamo ricordare. Vabbè. Se no non ci andavi in Serie B. Sì, ma non ci andavi in Serie B. Vabbè, adesso voglio dire, dobbiamo... facciamo una trasmissione a parte. Nonostante la squadra avesse la qualità per andarci. Sì, vabbè, possiamo chiuderlo qui perché c'è un break pubblicitario che doveva andare in onda mezz'ora fa. Ce lo vediamo adesso. Sempre in coda a Luchie. Qualsiasi luogo sia, diventa il nostro mondo, dove l'emozione nasce da un dettaglio, da un ambiente accogliente, da una cucina raffinata, un'ospitalità d'altri tempi. La nostra attenzione ai particolari trasforma i tuoi sogni in realtà. Dimora Romita Ricevimenti, gusto e relax. Il vostro esclusivo angolo di paradiso. A Foggia, via Camporeale, chilometro 2, telefono 0881 65 21 95. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Vista la crisi economica, la ditta da Dario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che offre da anni. Professionista Nicola Russo, via Pietro Scrocco 27, Foggia, telefono 0881 70 86 72. Concessionario ufficiale di gioielli dei marchi più importanti quali Comete, Ambrosia, Michiko, 1R, Boccadamo. Rivenditore autorizzato di orologi importanti alla moda come Calvin Klein, Princeps, Chronotech, Fossil, Hello Kitty. Bonfitto Gioielli in via Lanza 18 a Foggia. www.bonfittogioielli.it. Smook è tutto un altro mondo, il nuovo modo di fumare. Smook è il primo negozio specializzato nella vendita di sigarette elettroniche e di accessori con più di 180 punti vendita in Italia. Il marchio Smook è sinonimo di garanzia per il consumo di prodotti sicuri e conformi alle normative europee e di liquidi italiani tracciabili e certificati. Il mondo Smook, l'originale, in provincia di Foggia, puoi trovarlo nei nostri tre negozi, in piazza 20 settembre 11 e in via dell'Arcangelo 21 a Foggia e in via Bovio 3 a Lucera. Smook è tutto un altro mondo. Smook, il nuovo modo di fumare. Abbiamo mischiato adesso un calciatore con un altro. Era quello di prima il calciatore misterioso. Adesso mi sono ritrovato con un'altra. Se no confondiamo la gente da casa. Se possiamo recuperarlo, quello del primo stacco pubblicitario, così lo mostriamo dopo, se no va a finire che... Ecco qua, subito, pronto. Lui chi è? Non quello di prima.
Allora, adesso guardiamo velocemente come hanno votato gli amici sul web del sito calciofoggia.it. Come al solito noi diamo la possibilità a tutti i tifosi di esprimere la propria opinione, il proprio voto, e naturalmente questi daranno la possibilità alla gioielleria Bonfitto di premiare a fine campionato il calciatore più suffragato. Pietro Iemmello 7,13 al primo posto, segue Narciso 6,46, conclude il podio Agostinone 6,44, scorrendo verso il basso, insufficienze ce ne sono abbastanza da Barraco, per Barraco, Cavallaro, Sicurella, Bencivenga e D'Angelo. E allora abbiamo parlato del premio della gioielleria Bonfitto per il top rossonero, che ormai credo che, insomma, se non ci dovessero essere stravolgimenti vari, è ad appannaggio di Agnelli che guida la classifica generale. Sì, al momento generale. Abbiamo Agnelli al primo posto con 7,08 di media, segue Gigliotti 7 di media, Gerbo al terzo posto con 6,96. Nonostante l'assenza prolungata, Gerbo mantiene ancora il terzo posto. Facciamo il parallelo come al solito con i colleghi della stampa, la Gazzetta dello Sport, Gazzetta del Mezzogiorno e Corriere dello Sport, la media voto, che dà la possibilità invece in questo caso a Carni Affini di premiare il primo classificato con uno splendido cesto di prodotti agroalimentari del nostro territorio. Primo posto Iemmello con il 7 pieno, 6,5 per Minotti, 6,33 per Sarno che chiude il podio. Anche qui scorrendo verso il basso ci sono delle insufficienze. Cavallaro e Lo Iacono 5,83, 5,66 per Mazza, D'Angelo, Bencivenga e Sicurella. Allora, anche in questo caso credo che nella classifica generale ci sia Agnelli al primo posto, succederà a Cavallaro che l'anno scorso invece è finito al primo posto secondo i voti della stampa. E allora abbiamo evocato la gioielleria Bonfitto e quindi mi sono ricordato che è direttore artistico del concorso di Miss Rossonera e quindi mi sono ricordato che tu sei una delle concorrenti. Parliamo un po' di te. Allora Giussi, tu vieni da? Molfetta. Da Molfetta. E quindi ti ritrovi a essere Miss Rossonera anche se il Molfetta c'ha un'altra maglia, immagino. Calcisticamente, vero? Ecco. Però non c'entra niente. Questo è un concorso di bellezza, tu ti sei iscritta, sì, perché? A me piace proprio il settore moda, io infatti frequento una scuola di moda. Mi hanno detto che questo vestito che indossi lo hai disegnato, sì, cucito e realizzato. Addirittura, realizzato, sì. Tu. Allora, quindi sei una stilista in erba. Sì, è il mio sogno. Ho citato erba, ma non è nessun riferimento a chi vuole comprare il foglio. Molto bello, ma questo ne hai già fatti altri, ne hai già realizzati altri, sì, ma sì. Li fai solo per te o qualcosa l'hai già messa in commercio? Per ora solo per me, sì. Poi se qualcuno mi chiede lo realizzo. Ah, ecco, perfetto, complimenti. Se qualcuno, no, solo per donne ovviamente, perché sì. No, è inutile che invitiamo i nostri qui presenti perché non andrebbero male. E nella vita di che cosa ti occupi? Io studio. Nel tempo libero disegno e realizzo. Sì, però no, quello che studi, mettiti a favore di camera perché Lello, che è un narciso, pensa solo a lui. Quello in quadro sta a posto. Oh, ecco, adesso la vedete. Almeno si vede meglio anche il vestito. Si vede meglio il vestito. Nei particolari. Oh, okay. Possiamo vedere un po' di foto invece di Giussi, non so se sono già andati. No. Eccolo qui. È il tuo primo book fotografico? O ne hai fatti altri? No, ne ho fatti altri. Ma quindi ti piace il mondo della moda, sì. Crearla ma anche indossarla e quindi farla, sì. la modella, fotomodella o indossatrice? Ti piace sfilare? Indossatrice. Quindi ti piace proprio sfilare? Sfilare i miei capi. Ma lo fa? Ah, solo i tuoi? No, vabbè. Ah, ecco, so, se viene qualcuno, scusa, che so, Dolce Gabbana, vuoi sfilare? No, io ho i miei capi. No, no, no. Tu puoi, ecco, quindi sfileresti anche per qualche altro. Molto telegenica, complimenti. Ti rivedi bene in queste foto? Ti piaci? Sì. Complimenti al fotografo allora. Ok, noi avremo modo naturalmente di rivederci perché il bello del concorso di Miss Rossonera è che gli eventi sono talmente tanti, sì. Che ci si rivede, ci si incontra e quindi ci sarà l'opportunità sicuramente di rincontrarsi. Ultima fascia pubblicitaria in coda alla quale c'è ancora il lui chi è quello vero, però pregherei il regista Carmine Fragrante di mandare quello vero perché adesso è anche il momento di chiamarci al 330035 se volete vincere questa borsetta sportiva della James col marchio Foggia Calcio, offerta da Due Sport ovviamente.
Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate Daddario, è un investimento sicuro. Vista la crisi economica, la ditta Daddario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che offre da anni. Perché scegliere Carni e Fini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, la qualità sotto casa, con 7 punti vendita. In via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151 e via Senatore Nannarone 64 a Foggia. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Concessionario ufficiale di gioielli dei marchi più importanti quali Comete, Ambrosia, Michiko, 1R, Boccadamo. Rivenditore autorizzato di orologi importanti alla moda come Calvin Klein, Princeps, Chronotech, Fossil, Hello Kitty. Bonfitto Gioielli in via Lanza 18 a Foggia. www.bonfittogioielli.it. Allora, se dovesse esserci una telefonata al 330035, anteposto naturalmente allo 0881, siamo pronti ad accoglierla. Nel frattempo vogliamo ricordare qualcosa di Due Sport? Sì, Due Sport è in via Lorenzo Cariglia 16, ex via Bari, chilometro 1, a Foggia. È disponibile l'intera collezione ufficiale Foggia Calcio della GEMS. In palio borsetta GEMS della Foggia Calcio. Della linea Foggia Calcio, vediamoci lo spot di Due Sport. Due Sport, tutto per il calcio, running, pallavolo e per la palestra. Abbigliamento tecnico, le scarpe migliori disponibili sul mercato e le maglie ufficiali delle maggiori squadre italiane. Due Sport, personale qualificato e competente, ti assisterà nella scelta e nell'acquisto e, cosa molto importante, i prezzi sono alla portata di tutti, scontati praticamente tutto l'anno. Due Sport ti aspetta in via Cariglia 16 a Foggia. Grande assortimento e grande convenienza. Due grandi motivi per scegliere Due Sport. Due Sport, due volte il meglio. Salutiamo Due Sport e tutta la linea completa del Foggia Calcio della GEMS. Salutiamo naturalmente Antonio Daniele che ne è il titolare. Intanto ha approfittato Alberto per andare a svapare, non l'ha fatto prima perché era preso dalla discussione, sì. Mentre con la sua sigaretta elettronica Smuk lo ha fatto in questo momento. Parliamo di... Possiamo archiviare momentaneamente la partita con la Regina, è stata una bella partita, alla fine ne avete parlato all'inizio, non abbiamo avuto modo di parlarne più diffusamente, perché incombe... Condita da due bellissimi gol, tra l'altro, sia il primo della Regina che il gol di Iemmello, molto sono bello. Due gol molto belli, che meriterebbero veramente di essere visti. Però noi abbiamo saltato anche tutti i gol del girone, è vero? Abbiamo saltato tutti, perché è poi il discorso, societario ci ha preso, ma sicuramente... Per non annoiarvi tutti, lunedì sì. Sono venuto qua. Per mettere un po' di pepe, un po' di verbe. Di pepe, pepe alla destra della Vienna. Esatto, mettere, numero 6. Sì. Parliamo un po' del Barletta. E che c'è da dire del Barletta? No. Bello che cominci da romano. Che, no. Parliamo del Barletta, è finito già il discorso. Vogliamo ricordare che quello che è successo nella partita di andata, per come è stato mal gestito, e che adesso ancora una volta sono i tifosi del Foggia a pagare, perché
ovviamente non potranno andare a seguire la squadra del cuore. Diciamo che, considerato come si è ridotto il calcio e quello che c'è stato, era scontata e direi anche giustificata la decisione della prefettura di proibire la vendita dei biglietti ai tifosi foggiani. Quello che appunto non è chiaro è perché all'andata si disse che con la tessera del tifoso bisognava garantire l'accesso ai tifosi e questa regola non è valida al ritorno e getta sempre una luce opaca, diciamo, su come fu gestita l'insieme di quella partita da un punto di vista dell'ordine pubblico. Dalla fase proprio di inizio, quando fu consentita la trasferta, tutta la gestione della trasferta, fino alla carica sulla curva. È una ferita che, diciamo, un po' rimane un neo in un campionato che da un punto di vista sportivo invece è stato un gran campionato. Però, come giustamente dicevate voi anche a telecamere spente, è una partita di fine campionato che non ha storia, non ha senso e quindi non è neanche da enfatizzare in maniera più di tanto, eccessiva. Non è quello il nostro avversario. No, perché non ci dobbiamo provincializzarci a guardare il derby del Barletta come una sfida da vincere a tutti. Il mio derby da sempre è la Bari. Ma francamente cerchiamo di elevarci un pochino, con tutto il rispetto per i cugini barlettani. No, mi ha dato un po' fastidio l'atteggiamento antisportivo del Barletta di domenica. Se vogliamo dire che ci è rimasto qua la partita dell'andata ed è giusto cercare di riprendere ciò che c'è stato, ma non perché il Barletta da quella partita siamo usciti dai playoff e non siamo rientrati più, ma poteva essere un altro avversario. Una partita che abbiamo perso sul campo, sulla quale io spero che i giocatori vogliano riscattare se stessi e quella prestazione non brillante sera. Andando a vincere a Barletta non lo porteremmo nei nostri annali come la grande vittoria, ecco, perché non è una vittoria importante. A noi interessano le vittorie, quelle che ti portano i tre punti. Io avrei perso a Barletta se c'era ancora qualcosa per andare nei playoff lo stesso, cioè avrei fatto barattato di corsa. Ma a Barletta come se fosse stata da un'altra parte, cioè se valeva ancora la pena giocarsela col sangue agli occhi perché c'era ancora un obiettivo da raggiungere, d'accordo, ma indipendentemente dal campo sul quale questo sgarbo di non consentire almeno ai tifosi tesserati di andare di non garantire ai tifosi tesserati il diritto di andare a vedere una partita così come è stato, diciamo, correttamente garantito all'andata, mi sembra una cosa che getta un'altra volta ombre sul calcio, non su questa gara ma sul calcio. Però Lello, lasciami salutare tutti gli amici barlettani che ci stanno vedendo. Certo. Teledama, lo sapete, no? Certo. Così come ci vedevano i leccesi, una copertura regionale, siamo l'unica televisione. Lasciamelo dire, che tu sai, del coordinamento editoriale di questa televisione. Certo. Quindi Barletta è fatta in gran parte di persone per bene. Nulla hanno a che fare con quello che può essere lo spirito goliardico, campanilistico. Noi ovviamente sappiamo bene che chi guasta le partite di calcio purtroppo sono sempre quei 20, 30, 50 diciamo sconsiderati che probabilmente non vogliono bene al calcio, perché altrimenti queste cose, chi va al campo per vedere le partite e porta magari anche i figli vorrebbe godersi la partita, lo dico perché c'è anche da, come dire, fare le dovute distinzioni. Non è che c'è l'odio verso Barletta, l'odio verso Bari. È quello che stavamo dicendo prima, è proprio di non enfatizzarlo eccessivamente. Ciò nonostante è anche giusto dire che, insomma, non è che noi possiamo galvanizzarci per un Foggia-Barletta. È quello. Perché la storia del Foggia dice una cosa, la storia del Barletta ne dice un'altra. Sono d'accordo con Romano, il derby, quando torneremo a giocarlo, è quello il derby di Puglia. Certo. Quindi, rivalità che non riguardano il terreno di gioco, non ci riguardano. Assolutamente no, e quindi questo lo dicevo per gli amici barlettani che saluto comunque con affetto. Ma certo, ma ci mancherebbe. Ultimo saluto invece per quanto riguarda la parte pubblicitaria di sponsor è Sergio D. con in via Bari 9, Foggia, abbigliamento uomo, nuovi arrivi primavera estate 2015. Nuovissimi, affrettatevi, sono già arrivati. Sergio D.
insomma. Allora, Giovanni, gli ultimi pensieri da parte tua per quanto riguarda la lotta playoff, che ormai purtroppo non ci guarda più protagonisti. Secondo te chi la spunterà delle squadre che in questo momento... Guardando un po' il prossimo turno, penso che rimarrà tutto per com'è, visto che hanno tre incontri, tutte e tre, diciamo, con squadre che non hanno più da dare nulla a questo campionato, quindi prevedo vinceranno. Tu dici l'ultima giornata sarà calcio palma? Secondo me sì, si deciderà l'ultima giornata. E probabilmente saranno gli scontri diretti a far passare il... Penso di sì, però ancora, ripeto, si deciderà secondo me all'ultima giornata. Voi come la pensate su questa? Lo so che non vi interessa più, però giusto per dire qualcosa prima di andare. Ho smesso di guardarlo il calendario. Per cortesia. Lo so se ci sono... Ho smesso di guardarlo il calendario. No, perché abbacchiato? C'è una cosa che non ci riguarda. Tutto sommato, credo che riguardi tre squadre, credo che Lecce abbia scarse possibilità per andare, tutto sommato, da Pugliese. Riguardiamo la classifica, se non creo problemi. Se avessimo vinto a Lecce era comunque... No, io stavo dicendo che da Pugliese comunque un attimino mi dispiace, però insomma non... Cioè, tiene tutta la Puglia contro, molta sera. Allora, Romano non può più uscire fuori dalla provincia se non andare verso nord. Secondo me, perché c'è Pescara, Salerno non può andare. Allora, guardiamo la classifica. In questo momento, diciamo che favorite, perché hanno un punto in più, sostanzialmente sono la Juve Stabia e il Matera. Quel punto in più, in questo momento, potrebbe rappresentare un patrimonio. Insuperabile, no? Sì, vi dirò, secondo me la Juve Stabia è quella che secondo me tra Juve Stabia quella che rischia di più. Vedo più a rischio la Juve Stabia rispetto al Matera per questa sconfitta nell'ultima giornata, non solo, ma anche per il discorso dello spogliatoio, dei litigi interni dopo l'esonero di Pancano. Non vedo più la squadra solida che c'era prima, è già da un po' di domenica. Gianni, tu come la pensi? Guarda, io dico che la Casertana ce la ritroviamo dentro, perché... Tuo malgrado. Mio malgrado. È una squadra che secondo me ha all'interno quelle 3-4 individualità che possono fare la differenza in queste che sono poi le partite decisive. E non quindi... so se possiamo vedere i prossimi turni, forse ce li hai tu, Armando, così... Facciamo anche un'idea di quelle che sono le possibilità, insomma, che hanno queste squadre in base agli avversari che si ritroveranno contro. Credo che ce li abbia sul computer Armando. Sì, sarebbe interessante dare uno sguardo. Eccolo qua. Ecco. Il Matera è il Melfi in casa e l'Aversa fuori. La Juve Stabia invece è il Lamezia in casa, è un ultimo turno molto difficile, quello contro il Benevento. Di contro anche la Casertana non ha un ultimo turno facilissimo, perché dovrà andare a Salerno dopo aver giocato in casa contro il Savoia E lì va a vincere. Guarda, Salerno però, e Caserta Salerno... sono come Foggia e Bari, eh? Sì, però. Infatti ci... Allora, io dico che il Matera ci sta già dentro, perché se va a giocare, se gioca così in casa contro il Melfi, allora, e in Melfi ha vinto, cioè si è impegnato con la Juve Stabia. Presumo che per... Può darsi anche che le faccia il favore. Con regionali, e quindi diciamo... No, favore, per carità. Però, nel calcio non si fa favore a nessuno. Però, ecco, vabbè. Quindi, io il Matera ce lo vedo dentro, poi non so voi come la pensiate. Oppure il Melfi, siccome è stata la squadra più sportiva, almeno l'ha dimostrato con risultato, è l'unica che può dare fastidio a una contendente. Quindi la puoi vedere anche... Stai smentendo me. Esatto, perché tu non sei vangelo. Penso che ci sia una contrapposizione, insomma, dialettica. Anche... Obiettivamente può accadere davvero di tutto, perché sono tutte lì. Però un punto in più in questo momento è importante. Poi non so gli scontri diretti tra di loro. Insomma, adesso ci interessa veramente. Che non ci interessa. Su campionato. Se fosse durato un altro paio di giornate il campionato, il Benevento rischiava di uscire. Non voglio essere... Secondo me il Foggia se ne ritrova comunque tutte le prossime anni. Sì, perché alla fine dei playoff ricordiamo che ne sale soltanto una. E probabilmente non sarà del nostro girone. Il fatto che il Novara è il Novara. Se le cose vanno come devono andare in società, sono le altre a ritrovarsi il Foggia l'anno prossimo.
Io, se le cose vanno come devono andare. Ah, ho capito, tu inverti per dare più forza al Foggia. Perché tu hai notizie buone? No, no, ho detto se le cose vanno come si come spera. Come tu auspichi. Come si spera, come si auspica che vadano. Non perché sai qualcosa e non ce la vuoi dire, perché speri che vada come deve andare. Guarda, credo che in questo momento neanche chi se lo vuole comprare il Foggia lo sa che se lo vuole comprare. Vabbè, io ho cercato di creare un po' di suspense nella gente, così lunedì prossimo. Però diceva, un campionato con tante contingenze positive come quest'anno, guarda che non è semplice, non è semplice, anche se avessi la possibilità di spendere più soldi. Gianni, noi questo abbiamo, è il vero rammarico mio di quest'anno. Visto che c'è De Zerbi, noi abbiamo pensato le stesse cose quando, arrivando Florimbi, noi passammo veramente dalla situazione più disperata del Foggia, abbandonato da Tomaselli, Marco Russo e così via, a sfiorare la promozione. E anche allora si diceva, le contingenze quest'anno non dobbiamo perdere l'occasione. E poi da lì invece venne fuori una realtà diversa e anche molto più bella. Se si dà continuità a questo gruppo, che sono tre stagioni straordinarie, e anche al lavoro di questo allenatore, secondo me l'anno prossimo sarà una stagione entusiasmante. Bene, mi fermo qui perché siamo ormai in chiusura. Giussi, vogliamo salutare i nostri gentilissimi ospiti. Certo, allora salutiamo Armando Borrelli. Grazie e buonasera a tutti. Alberto Mangano. Buonasera. Non saluto nessuno, non mi interessa. Romano, nessuno. Non so se deve salutare qualche paziente. Zaffo, perfetto. Romano Bucci e Giovanni Bucaro. Speriamo Bucaro. Cadi sull'ultimo accento. Troppo tempo. Infatti. La trasmissione. Buonasera a tutti. Giovanni, speriamo di rivederci ancora qualche puntata prima della fine del nostro ciclo. E Gianni Cicolella. Grazie Gianni Bello, per essere stato con noi. Allora, appuntamento a lunedì prossimo, stessa ora, stessa rete, Teledauma, e naturalmente buona settimana a tutti. E Zaffo, ciao! Ne hanno scritte tante di canzoni, e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zaffo, 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 assieme a tutte quante a cantare. Zaffo, 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 o campo che se no che fine fa. E Foggia cia cia cia, e noi la mamma un coro riempie il cielo, tutta quanta ma canta. Zaffo, 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 assieme tutta quanta ma canta. Zaffo, 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 o campa che se no che fine fa. Zaffo, zaffo, Service Security. Carni Affini, la qualità sotto casa, con 7 punti vendita. Dimora Romita Ricedimenti, gusto e relax. Al primo piano ristorante, chef sommelier professionista Nicola Russo. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. www.bonfittogioielli.it. Affidati a Due Sport in via Cariglia ex via Bari chilometro 1. Due Sport, due volte il meglio. Smook è tutto un altro mondo. Smook, il nuovo modo di fumare.